Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Questa volta un tutorial un pochino diverso dal solito, infatti non è il solito tutorial di un software o qualcosa del genere, ma è un tutorial su come aggiornare l'hard disk della PlayStation 3. Prima di tutto l'occorrente, una PS3 naturalmente, con un hard disk al suo interno, che possa essere quella da 30, da 40, da 60, da 80, da 8000 GB, quello che volete. La mia è da 40 GB. Un secondo hard disk, sempre da 2,5 pollici, SATA. Io lo prendo da questo vecchio portatile. E poi ci servirà anche un hard disk esterno USB. Nel mio caso questo Toshiba Store Steel 320 GB Golden. Un hard disk USB appunto che ci servirà per fare il backup dei dati già esistenti sulla PS3. Come prima cosa bisogna formattare l'hard disk esterno, questo io infatti l'ho già formattato in FAT32. Se non è possibile formattarlo in FAT32 direttamente dalle risorse del computer, potete utilizzare questo software Minitool Partition Wizard che permette di formattare l'hard disk in FAT32. Una volta formattato l'hard disk, bisogna procedere con il backup di dati già esistenti dalla PS3 su questo hard disk esterno e adesso vediamo un po' come fare. Una volta formattato l'hard disk in FAT32, quindi è collegato alla PS3, dovremmo vederlo fra le cartelle qui in foto, musica e video. Se tutto funziona, dovremmo trovare il dispositivo USB che è appunto il nostro hard disk. A questo punto andiamo su impostazioni, impostazioni del sistema, utilità di backup ed effettuiamo il backup su questo hard disk. Questa procedura solitamente è molto lunga, richiede un paio d'ore a seconda della dimensione del backup, non è mai velocissima, ecco. Quindi aspettiamo che faccia il backup e poi riprendiamo con la fase successiva, la sostituzione dell'hard disk. Una volta avviato il backup sull'hard disk esterno, mancano ancora 14 minuti nel mio caso, dobbiamo aspettare. E nel frattempo andiamo a scollegare l'hard disk dal portatile che andremo a sostituire a quello interno della PS3 e viceversa, quello della PS3 lo andremo poi a mettere nel portatile per farlo funzionare ancora. Questo è il portatile dal quale andremo a prendere l'hard disk. Solitamente nei portatili gli hard disk si prendono dal lato inferiore, quindi noi lo giriamo dal lato inferiore e solitamente avremo dei backplate, come in questo caso. Solitamente questi backplate sono fissati da delle viti. Una volta svitate queste viti, sarà possibile rimuovere il backplate, come in questo caso. E avremo accesso all'hard disk. Questo è l'hard disk da 2,5 pollici che andremo a sostituire alla PS3. Dobbiamo capire come staccarlo da qui. Ok. È consigliato fare un backup generale dei dati dall'hard disk se non è nuovo come nel mio caso. Infatti io l'ho collegato al mio PC fisso tramite il dock del case e ho eseguito dei backup e quindi l'ho formattato poi in FAT32 per la PS3. Una volta completato il backup sull'hard disk esterno, è possibile rimuovere l'hard disk interno della PS3. Come prima cosa, spegniamo la console. A questo punto procediamo con lo svitare queste tre viti dal retro della nostra PS3. Non dimentichiamoci anche della vite grossa blu, che io ho sostituito perché la mia non era più buona per essere svitata.
Una volta rimosse le viti, è possibile estrarre l'hard disk tramite questa linguetta metallica. Questo è l'hard disk della nostra PS3. Come si può vedere, il formato da 2,5 pollici è lo stesso identico formato dell'hard disk da portatile. Di conseguenza, l'hard disk del mio portatile Toshiba è perfettamente conforme alle dimensioni dell'hard disk per la PS3. A questo punto bisogna staccare l'hard disk da questo carrellino metallico. Per fare ciò si troveranno delle apposite viti nel lato posteriore dell'hard disk, come si può vedere, che si tolgono facilmente con un cacciavite a stella oppure a taglio. Premetto che è possibile montare un hard disk nella PS3 anche senza questo carrellino, tuttavia non garantisco la stabilità dell'hard disk all'interno della console. Una volta rimosse le viti, il carrellino si può rimuovere dall'hard disk in maniera molto semplice. E qui avremo l'hard disk pronto per essere introdotto all'interno del portatile, riformattato, eccetera, eccetera. Adesso inseriamo in questo carrellino il nuovo hard disk per la PS3. L'hard disk del portatile ha questa carta particolare che non ci consente di adagiarlo perfettamente all'interno del carrello. Di conseguenza dobbiamo semplicemente rimuoverlo togliendo queste due viti nei laterali. Per fare ciò basta utilizzare un semplice cacciavite a stella. Ovviamente questa procedura non è uguale per tutti gli hard disk, soprattutto se li acquistate nuovi e non li prendete da dei portatili, non dovrete fare questo passaggio. Non è necessario formattare l'hard disk precedentemente sul computer, verrà formattato automaticamente dalla console stessa. Ok, abbiamo quasi rimosso completamente l'alluminio. Ricordiamoci la stessa posizione col quale era messo l'hard disk originale della console all'interno del carrello. Questo è molto importante, altrimenti rischiamo di inserirlo al contrario all'interno della console e quindi con connettori SATA magari non vanno nel verso giusto. Se vogliamo, questa possiamo metterla nell'hard disk della console per poterlo mettere nel portatile. Assicuriamoci di aver messo l'hard disk orientato correttamente sul carrellino e quindi fissiamolo con le stesse viti che abbiamo rimosso precedentemente dall'altro hard disk. Alla fine dovremmo ritrovarci con una situazione del genere: l'hard disk della PS3 con la stagnola per essere introdotto all'interno del portatile e l'hard disk del portatile invece fissato sul carrellino per essere introdotto all'interno della PS3. Andiamolo ad inserire all'interno della PS3 e quindi andiamo a formattarlo dalla console stessa. Per inserire l'hard disk nuovo all'interno della PS3 la procedura è la stessa. Bisogna introdurlo al carrellino in questo modo, quindi far entrare i connettori dell'hard disk sulla PS3 e di conseguenza rimettere al loro posto le viti, o almeno quella grossa blu, in modo che l'hard disk sia ben saldo all'interno della console. A questo punto accendiamola e la PS3 stessa ci chiederà di formattare l'hard disk perché sarà in un formato non riconosciuto, in quanto era già formattato precedentemente sul portatile, oppure è un hard disk completamente nuovo non ancora formattato. Ok, una volta collegato l'hard disk nuovo all'interno della PS3, quando l'avvieremo la prima volta ci verrà fuori questo: occorre formattare lo spazio di archiviazione del sistema, se si segue la formattazione tutti i dati sullo spazio di archiviazione del sistema saranno eliminati. Formattare il disco, sì. E quindi formattiamo il nuovo hard disk della nostra PS3. La formattazione sarà molto veloce, come si può vedere, e quindi premiamo X per riavviare. E adesso abbiamo la nostra PS3 magicamente con il nuovo hard disk. Se andiamo in impostazioni del sistema e quindi andiamo su informazioni sul sistema,
vedremo che abbiamo come spazio libero 263 GB su 298. Questa è una cosa ovviamente mai vista prima da me su questa console, perché l'hard disk interno era di soli 40 GB. Cambiando l'hard disk della console si può raggiungere molto ma molto più spazio libero. Adesso dobbiamo reintrodurre all'interno i salvataggi e i nostri dati. Per fare ciò ricolleghiamo l'hard disk esterno, assicuriamoci che venga letto dalla console, e quindi andiamo su impostazioni del sistema, utilità di backup, ripristina. Sì, e quindi la console ripristinerà i dati precedentemente salvati sull'hard disk esterno. X, sì. A questo punto un'altra rapida formattazione. La console si riavvierà nuovamente. A questo punto si avvierà il ripristino effettivo dei dati di backup precedentemente salvati sull'hard disk esterno. Il tempo di questo ripristino dipenderà ovviamente dalla velocità dell'hard disk esterno e dalle dimensioni del backup. Nel mio caso il backup era di circa 8-9 GB di dati, e quindi il backup in totale ha richiesto sui 15-20 minuti circa. Adesso il ripristino richiederà solitamente lo stesso tempo o anche di più rispetto alla prima volta che si effettua il backup sull'hard disk esterno. Adesso non ci resta soltanto che aspettare e quindi riavviare la console un'ultima volta e finalmente goderci la PS3 con 268 GB di spazio libero. Una volta terminato il ripristino del backup, dovremmo avere di nuovo tutti i nostri salvataggi e giochi che avevamo installato precedentemente sulla nostra console all'interno della console, come si può vedere qui, i salvataggi e le memory card della PS1 con i salvataggi, le cose insomma che avevamo precedentemente, dovremmo averle di nuovo all'interno della nostra interfaccia. E in più, andando in impostazione del sistema e quindi su informazioni, dovremmo vedere 255 GB liberi su 298. E direi che ha funzionato tutto perfettamente, e adesso abbiamo più del quadruplo dello spazio che avevamo prima con l'hard disk suo normale. In più, l'hard disk della PS3 è utilizzabile perfettamente sul portatile e quindi si può riciclare in questo modo. Detto questo, spero che la guida su come sostituire un hard disk vi sia d'aiuto, e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!